Ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige TV e benvenuti a una nuova edizione di TG Daily. Vediamo la prima pagina del Daily Verona, il quotidiano multimediale che arriva ogni sera via email e via WhatsApp. Vi ricordo, è gratuito, basta iscriversi, c'è anche il canale che Telegram. Il titolo di oggi: chi conta di più in Europa? A un mese dalle elezioni europee, andiamo a fare un quadro del stato dell'arte per quanto riguarda il livello europeo della politica. Tre pezzi grossi della politica veronese hanno conquistato un seggio al Parlamento europeo: Polato di Fratelli d'Italia, Tosi di Forza Italia e Borchia della Lega. Se nel governo nazionale la posizione politica è di alleanza, a Bruxelles le posizioni dei partiti che rappresentano sono però molto diverse. Allora andiamo a vedere quali sono a un mese appunto dalle elezioni europee del 8-9 giugno. La Lega è la novità di oggi, ha scelto i patrioti di Orbán come gruppo europeo, il gruppo lanciato da appunto il premier ungherese Viktor Orbán, che è anche sull'onda della visibilità della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, e quindi il nuovo gruppo dei patrioti per l'Europa rimpiazza un po' l'esperienza di Identità e Democrazia, che era il precedente gruppo di Lega e del francese Rassemblement National, scusate la scarsa mia pronuncia francese. Il leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato oggi appunto l'adesione al nuovo gruppo e che uno dei vicepresidenti sarà proprio Roberto Vannacci, il generale tanto discusso e tanto votato anche con la Lega. Il capo della capodelegazione però della Lega a Bruxelles sarà Paolo Borchia, proprio il veronese segretario della Lega a Verona e già parlamentare europeo nella precedente circoscrizione. Il presidente dei Patrioti per l'Europa sarà invece il francese Jordan Bardella, appunto sempre del francese RN, il gruppo, il partito di Le Pen, che arriva dalla batosta elettorale di questo ultimo weekend. Insieme ci sono, oltre appunto il partito ungherese Fidesz, vari altri partiti, portoghese Scega, il Partito della Libertà austriaco e vari altri. Una posizione che però appunto è critica verso la Commissione europea, critica verso le posizioni più europeiste, quelle dei partiti in questione. Quindi quale sarà il margine per incidere veramente è un po' un punto di domanda. È un punto di domanda anche per Fratelli d'Italia, che guida il gruppo dei conservatori e riformisti, che però perdono pezzi, a partire dal partito spagnolo Vox, più volte visto in compagnia di Giorgia Meloni, nel senso che è andata più volte a presenziare anche agli eventi di Vox, e però il partito spagnolo ha scelto anche lui il gruppo dei Patrioti per l'Europa di Orbán, e quindi i conservatori e riformisti europei che si ritrovano un po' ridimensionati. È uscito anche il portoghese Scega, ma soprattutto tiene un po' un piede in due scarpe, tentando un dialogo con la maggioranza Ursula. Ovviamente anche qui il rapporto con von der Leyen è stato si è creato un legame negli ultimi mesi, negli ultimi anni, fra Meloni e von der Leyen, che ha portato, quando c'è stato il voto per i top jobs, all'astensione e non al voto contrario su von der Leyen, mentre Meloni appunto aveva votato contraria al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e alla alta rappresentante per la politica estera Kaya Kallas. Una posizione per ora però ancora nettamente esterna alla maggioranza Ursula, quella del PPE, dei socialisti democratici e dei liberali appunto, seppure con un'apertura al dialogo maggiore rispetto a quella della Lega e dei Patrioti per l'Europa. Daniele Polato, dal canto suo, durante un appuntamento politico nelle ultime settimane, ha dichiarato: abbiamo la possibilità di cambiare l'Europa e far diventare l'Italia protagonista, come sta facendo benissimo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in particolare con una nomina di peso attesa per l'Italia di un commissario importante, che questo è il nome insomma che circola, sarebbe quello di Raffaele
Fitto. E ancora Forza Italia e PPE al centro dei giochi, però, perché in maggioranza il partito ancora più votato, nonostante anche questo abbia perso pezzi, è il Partito Popolare Europeo, di cui fa parte Forza Italia. E quindi Flavio Tosi, che l'altro giorno ha presentato la sua decisione di sedere in Europa invece di lasciare il suo seggio della Camera dei Deputati alla subentrante Paola Boscaini, dice Tosi: ho scelto Bruxelles perché sarò l'unico parlamentare veneto e veronese in maggioranza nel PPE, potrò incidere per il territorio ancora di più che da deputato a Roma. La mia bussola da amministratore della cosa pubblica è sempre stata lavorare per Verona e per il Veneto, ma insomma lo sappiamo, Tosi, anche lui non l'ha nascosto, guarda già alle elezioni regionali del 2025, alle comunali di Verona del 2027, quindi resterà in Europa o terrà in terra veneta, insomma tanti interrogativi per un quinquennio europeo che si sta aprendo e che sicuramente sarà decisivo davvero per il futuro dell'Europa. E quindi i tre veronesi, più si aggiunge la vicentina di Alleanza Verdi Sinistra, Cristina Guarda, anche lei molto votata e che ha spesso rapporti nel territorio veronese, ma appunto i veronesi puri, diciamo, sono loro tre. Voltiamo pagina, andiamo alla cronaca. Mezzo pesante a fuoco in A22, rallentamenti, ma l'autostrada è aperta. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina sull'auto Brenner in direzione nord, fra Nogaro le Rocche e allacciamento della 4, per l'incendio di un'auto articolato che trasportava merci pericolose. Ci sono stati rallentamenti, una chiusura temporanea, ma appunto poi nel pomeriggio la situazione si è risistemata. Proseguiamo con le notizie dai quartieri di Verona. Don Sergio Billi lascia Montorio, è stato nominato collaboratore in Emilia Romagna e appunto lascia la parrocchia veronese. E ancora invece sicurezza e truffe agli anziani, mercoledì un incontro a San Massimo. L'amministrazione comunale di Verona presenta il progetto controllo del vicinato e fornisce consigli contro le truffe agli anziani. Appuntamento mercoledì 10 luglio alle 20:30 a San Massimo nella sala circoscrizionale. In provincia, sicurezza in montagna, convegno a velo veronese sabato 13 luglio in mattina al teatro parrocchiale di Velo Veronese, un evento in collaborazione con l'ULS 9 Scaligera. Ferrara di Montebaldo parte la Summer School alla ricerca del nostro patrimonio. Dall'8 al 13 luglio, appunto con inizio oggi, sul territorio di Ferrara di Montebaldo varie iniziative di ricerca insieme alla locale Proloco e al progetto Bald Outdoor. Proseguiamo con le notizie dall'economia. Confcommercio: preoccupante la chiusura di negozi alimentari in centro. L'associazione Scaligera, qui in foto vediamo il presidente Paolo Arena, commenta il 76esimo posto di Verona su 107 capoluoghi nella classifica dei negozi alimentari di prossimità. Rischiamo la desertificazione dei servizi ai cittadini, dice. Ancora mercato dei mutui. A Verona segnali di ripresa e crescita nel primo semestre 2024. Il presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello, è stato rieletto vicepresidente nazionale di Unioncamere, il presidente Andrea Prete, e li vediamo qui in foto. Sport: il Verona scalda i motori, pronta la campagna abbonamenti. Domani si presenta ufficialmente il nuovo allenatore Paolo Zanetti. Manca un mese alla prima partita ufficiale, ma sono giorni di fermento per il calciomercato, per la campagna abbonamenti, e domani appunto l'appuntamento con il nuovo allenatore. Qui lo vediamo con il presidente Setti. Le date della campagna abbonamenti, che questa sarà la stagione del quarantennale dallo scudetto, e quindi il titolo, il sottotitolo della campagna abbonamenti è Dall'85 all'eternità, giustamente celebrativo. Prelazione per i vecchi abbonati che mantengono lo stesso posto da mercoledì 10 luglio. Prelazione per i vecchi abbonati che vogliono cambiare posto da giovedì 1 agosto e poi vendita libera per i nuovi abbonati da lunedì 5 agosto. Però appunto per i già abbonati possono già cominciare questo 10 luglio e poi fino a mercoledì 31. Prime partite ufficiali, l'avvio della stagione sarà con la Coppa Italia il 10 agosto al Bentegodi contro la vincente fra Cesena e Padova, e poi le prime tre giornate saranno, e questi sono orari e date definitive, anche con
anticipi posticipi. Hellas Napoli al Bentegodi domenica 18 agosto alle 18:30. Hellas Juventus 26 agosto alle 20:45. Genoa Hellas domenica 1 settembre alle 18:30. Andiamo alla pagina degli spettacoli. Questa sera c'è un big della musica internazionale a Villafranca, Tom Morello, Rage Against the Machine, Audioslave, insomma un chitarrista che non ha bisogno di presentazioni. Ci sarà anche in supporto, come ospite, Thomas Raggi dei Måneskin. Con questo si chiude l'appuntamento di oggi con TG Daily, ma vi ricordo anche gli altri appuntamenti qui su Radio Adige TV. A seguire, dopo il TG Daily, c'è il TG Verona Economia. Fra gli ospiti oggi in puntata c'è il sindaco, il nuovo sindaco di Castelnuovo del Garda, Davide Sandrini. Appunto, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, TG Verona Economia alle 18 e poi di nuovo dopo il TG Daily, e questa sera appunto c'è Davide Sandrini. E poi invece alle 20 la nuova puntata dedicata al premio Verona Network, con ospite Andrea Manuel Fedrigo di ANCE, l'associazione dei costruttori edili. Con questo si chiude l'appuntamento di oggi con il TG Daily. Di nuovo vi ringrazio per averci seguito, buon proseguimento con Radio Adige TV e tutti i canali Verona Network.